nelle caverne. Ottimo lavoro, ragazzo mio. Qui potrebbe esserci la risposta. Ma va. Diamo un'occhiata. Dopo tutta la fatica che ho fatto per ritrovare tutti i cacchio di nastri, voglio dire. Su una roccia in pieno giorno, certo. Aha. Deve essere questo. Il cimitero degli elefanti. Devi far presto, ragazzo mio. Carne, rete, folle. E tu non immagini quali pericoli corra Jane. Corri, ragazzo, corri. Ok. Quindi abbiamo 10 vite. Cerchiamo di non perderle subito. Calmo. Ecco, vedi. Uno chiede un favore e guarda cosa ottiene. Quasi morte. Allora, c'è un fiore puzzoso. Calmo, calmo. Io pensavo di poter andare da quella parte. Ok. Ok, io purtroppo, dopo la bella esperienza che stiamo facendo con sto magnifico gioco, non ho idea di come muovermi a volte. Le distanze, i salti. Non so veramente come funziona più nulla nei videogiochi ormai. Cioè, dopo una roba del genere... Io ho provato a schiacciare, ma non è risalito. Cioè, a parte che poi... Davvero insta morte per ste stronzate. Io, boh... Davvero, no, non ho più parole, non vedo l'ora che finisca, mamma mia. Non vedo l'ora di portare qualcosa di bello, di nuovo, per fortuna. Ma dite che la trappola per orsi... Allora, un po' ci ho sperato che nascondessero qualcosa qui. Sarebbe stato un ottimo nascondiglio. Ripeto. Sì. È esattamente quello che pensavo e onestamente anche che speravo. Eccoci qua. Che tra l'altro non scompare il modello. Pensavo per qualche arcana magia si sarebbe anche riaperto, sai? Ecco, fatto allora. Calmo. Ma... Allora, ammetto che non mi aspettavo il combattimento con l'anaconda uscita dal nulla. Va bene, certo. Pure, l'ha pure rimessa a posto, bravissimo. Ok. Madonna mia. Ste azioni automatiche che fai da solo. Pazzo. Prendi questo. Te. Prendi questo. Boia, non pensavo che gli smeraldi di Minecraft mi avrebbero ucciso. Piccola scimmietta. Calmo, calmo. Allora, qualcuno di voi continua a ripetermi che quando ho il cucciolo sulle spalle io non posso lanciare la lancia. Ma in realtà, in un episodio io l'ho lanciata lo stesso nonostante avessi il cucciolo. Quindi non so come mai a volte sì, a volte no. Che onestamente non mi sorprendo neanche più di tanto ormai. Tanto sto gioco non è che è solo brutto, è anche fatto male, quindi... È il minimo, ripeto. Attaccati. Ok. È il minimo, ripeto, che... Non lancia la lancia. Proprio è il minimo che sto gioco mi fa aspettare, veramente. Non solo... I comandi, il gioco in sé fa schifo. Ma anche i prompt delle cose automatiche sono peggio del peggio. Mamma mia. Cioè veramente. Io in teoria mi devo attaccare qua. Peccato che poi lui si stacchi e non si attacchi nel punto giusto. Guardate se adesso non dobbiamo perdere 10 vite perché lui è un idiota. Tra l'altro qualcuno mi ha scritto un commento del gioco di Jackie Chan, che è uno dei suoi giochi più odiati. Onestamente, mi ha anche spiegato il motivo. Mi ha detto, appena arriverai in quel livello, capirai. E poi c'è un gioco del genere. E io dico, cacchio, se la gente ha odiato un gioco come quello di Jackie Chan, che oggettivamente è fatto anche bene, cosa deve pensare di una roba del genere? Cosa dovrebbe pensare? Cioè, io farei provare sto gioco a certa gente che dice... Che certi giochi usciti oggi sono brutti o vanno male perché il frame rate non arriva a 60 frame cappati. Bu 7 te. Ci sono i babbuini là.
completa la sfida del babbuino e il babbuino ti daranno una mano. Quindi immagino, esatto, che la sfida si otterrà adesso. Io dovrò ritornare in questo livello e una volta fatto questo livello potrò tornare a prendermi gli ultimi maledettissimi 3 nastri che ci mancano. Porca miseria, Tarzan però. Ok, lanciamo la lancia. Allora, credo... Non ti avvicinare, stavo dormendo io. Eccolo qui, è morto. Perfetto. Allora, io ammetto che pensavo avesse fatto una figata al gioco, ovvero che avesse preso sia il tipo col fucile che la trappola con un colpo solo. Ho avuto troppe alte speranze, ma d'altronde... Sono forse i sognatori quelli che cambiano il mondo. Lo odio sto gioco io. Lo odio con tutto il cuore. Se pensavo di odiare Madagascar 2, se pensavo di odiare Kung Fu Panda 2, Madonna mia, nuovo champion è arrivato. Problema, questo gioco è della PS2 e ok, quello di Kung Fu Panda 2 era della... anche Madagascar 2 era della... come si dice? Della PS3. Ok, le scimmie mi aiutano ancora. Dobbiamo fare la sfida dei babbuini. Ok. Ok. Ammetto che non pensavo ci saresti arrivato. Dobbiamo fare la sfida dei babbuini per avere l'aiuto dei babbuini, che immagino, ripeto, si troverà qui la sfida. Eccolo qua, e lo rimette pure a posto, bravo. Ok, però, esatto, noi abbiamo attraversato adesso un pezzo, però alternativo, perché tanto sto livello eventualmente me lo dovrò anche rifare. Però magari dall'altra parte c'era anche un altro nastro, no? Vabbè, questo è un po' messo qua gratis. Allora, io non ho capito i pipistrelli che cosa dovrebbero farci. Però credo che ti dicano: ehi, sbrigati a farti sto percorso, perché sennò ti facciamo danno e muori se resti troppo fermo. Ok, io intanto i pipistrelli non mi seguono, proseguo pure, tanto voglio dire, finché non mi devo preoccupare. Ok, queste liane, madonna mia, hanno sempre lo stesso modello. Ma mettete due modelli diversi, che così capisco quali sono quelle che oscillano e quali sono quelle in cui mi devo arrampicare. Poi ripeto, sti funghi giganti, cacchio vivi. Vabbè che, se in teoria, la teoria appunto, ciao tesoro, di Tarzan è giusto, lui è fratello di Anna ed Elsa, ci sta che viva in un mondo in cui possano esistere funghi grossi. Ma porca... Ah, mi fa... Ok, ora mi sono risposto anche a cosa farebbe il tipo con le bolas, ovvero se sono bloccato da un nemico, quindi in questo caso la ragnatela, e lui si avvicina e mi fa danno. Immaginavo, eh. Guarda, ammetto che questo è un dettaglio che non mi aspettavo. Dio mio. Vedere che sei sulla ragnatela e tu vai più lento è una stronzata, ma onesto, dopo sto gioco nulla ha più senso, cioè tutto vale e niente ha senso. Salta, bravo, ok, evita i fiori. Uzzo. Spara? Ma porca miseria, Tarzan. Vabbè. Io lo ripeto, qualcuno mi ha detto, magari è perché c'è il cucciolo, ma l'altra volta io sono sicuro che ha sparato nonostante avesse il cucciolo. Madonna mia, pensavo di dover saltare, per fortuna non c'era niente su cui dovevo saltare. Ok, allora calmi un attimo, prendi. Tanto, ecco appunto, allora, porca, prendilo quel ragno. Vabbè, perché si abbassa lui, ecco perché. Ma porca miseria, Tarzan, ammazzalo, ma porca, Tarzan, cacchio. Oh, mamma mia, e c'è la lancia per cosa, scusa, figlio mio. Tanto adesso se mi trovo, esatto, un qualsiasi tipo d'ostacolo che non posso evitare perché non lo vedo, siamo morti. Pensa un po'. A
cosa ti serve la lancia se tanto poi non la usi? Brutto cretino. Guardalo. Guarda. Onesto, va benissimo così, guarda. Di qua, poi di qua, poi di sopra, perfetto. Madonna, ah, cavolo. Stavo dicendo, per puro culo l'abbiamo evitato. Sì, come... Un po' più stretto non le facevano ste grotte. Mamma mia. Mamma mia, che gioco. Che gioco. Oh, io lo ripeto, io non capisco come la Disney abbia visto sto gioco e abbia detto: ok, bel gioco ragazzi, complimenti, pubblichiamolo subito. Tra l'altro là sopra vedo un nastro. Boia dei ragazzi, che gran capolavoro che avete creato, complimenti. Mamma mia. E che si aspettavano? Allora, calmo, bravo. Che poi, aspetta un secondo, non è che c'è una via alternativa? Sì, ma con i babbuini. Guarda sto cretino. Gli ho fatto proprio, guarda questo cretino che ci chiama. Ancora non ha fatto la sfida dei babbuini e cerca aiuto da parte nostra. Mamma mia, che cretino. Proprio giù con le braccia così, proprio. Guardate sto cretino. Che è lo stesso pensiero che ho io mentre sto giocando sto gioco, veramente. Allora, oh, aspetta, fermo, fermo, bravo. Non sono sicuro sia quella che ho visto da lontano, però forse ce ne sono addirittura due. Sarebbe ottimo, perché così, se mai ci richiedono di nuovo... Ah, due, bravo! Dicevo... Pure a mano. Madonna, bravissimo questo. Pure a pugni voleva fare. Tarzan, prendi quella vita. Cioè, guarda te se devi morire per andarti a prendere una vita. Bravissimo questo. È il nemico più bravo. Ha perso due pistole eppure ci ha detto: sei bravo con le lance, ma con i pugni come te la cavi? Finire il livello? Fine il livello. Meno male. Mamma mia. Sempre peggio sto gioco. Oh no, di nuovo il surf. Perché sì, voglio dire, è una buona idea, no?